Una passeggiata empatica in carrozzella. Disabili non hanno attraversato la città di Pescara grazie a un progetto che prosegue tra CGL e carrozzine determinate. Oggi una giornata particolarmente importante. Sono stati inaugurati due uffici, uno a Pescara e uno a Montesilvano, per far fronte alle problematiche dei diversamente abili. L'obiettivo di abbattere pregiudizi e barriere architettoniche affinché la città sia a misura di tutti. Claudio Ferrante, carrozzine determinate, nonché responsabile dei due uffici. Intanto diciamolo subito, sono troppe le discriminazioni che colpiscono le persone con disabilità. C'è una violazione costante dei diritti umani. La CGL ha deciso di affrontare in maniera molto forte e determinata i diritti che riguardano le persone con disabilità. Apriremo due uffici, uno a Montesilvano e uno a Pescara. Questi uffici saranno diretti da me, io sarò responsabile delle politiche regionali per la disabilità, perché dobbiamo assolutamente dare delle risposte chiare, nette e immediate alle persone che sono veramente ogni giorno discriminate. Basti ricordare, per esempio, che c'è una legge del 1986 che riguarda il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Quasi nessun comune in Abruzzo, compresa la regione, le ha osservate. I due uffici nati dalla sinergia tra CGL e carrozzine determinate saranno in grado di offrire risposte ai disabili e soprattutto premere sugli enti interessati affinché ogni muro venga abbattuto. Carmine Ranieri, segretario regionale CGL Abruzzo. In cosa consiste questo progetto? Ma si tratta di un progetto della CGL Abruzzo Molise insieme alla Camera del Lavoro di Pescara e dall'Associazione Carrozzine Determinate Claudio Ferrante, perché noi vogliamo dare una maggiore tutela alle persone con disabilità. Come possiamo aiutare queste persone? Da un lato facendo sì che le leggi regionali, le norme comunali e anche le norme nazionali vengano effettivamente rispettate, perché ci siamo resi conto che questo non avviene. Esistono tante leggi per aiutare le persone con disabilità, ma sono inapplicate perché non sono finanziate oppure perché nessuno semplicemente se ne occupa e restano nel cassetto. E quindi la CGL Abruzzo Molise interverrà nelle istituzioni regionali, comunali, in tutte le pubbliche amministrazioni perché queste norme vengono attuate, e lo farà anche nei confronti dei privati, delle aziende private che appunto hanno l'obbligo di garantire il rispetto delle norme.